Per la comunità radiotelevisiva italofona questo è un momento di grande intensità perché colleghi italiani, svizzeri, argentini, montenegrini, croati, greci camminano in un palcoscenico naturale e archeologico stupendo per una coproduzione radiofonica in cui il pubblico avrà i sapori e le spezie diverse ma in una sola lingua, l'italiano, e questa è un po' l'essenza della comunità. Viaggio nel passato e nel presente di Roma e quindi un racconto complesso, nel senso che Roma riesce ad essere letta sempre sotto tantissimi punti di vista. Oggi ne abbiamo visto uno, ci siamo trovati immersi nella storia, ma nello stesso tempo ci siamo trovati immersi in tante storie diverse, perché la storia della via Appia Romana, ma anche della via Appia delle grandi ville degli anni 50 di Cinecittà. Quindi è un racconto complesso che però racconta l'unicità di quello che è Roma. E c'era il posto per fare il vino, e c'erano le terme, e c'era il circo, e c'era l'arena, e pensi, l'intelletto aveva studiato e pensato veramente in grande. La pampa vasta uno può immaginare ai tempi antichi, ma qua si toccano, qui si toccano i tempi antichi, quello è bellissimo, si vivono, si respira. A me è sembrato di essere vicino a Pierpaolo Pasolini. Mi sono sentita accompagnata per mano proprio da lui, che ha amato moltissimo quei luoghi. E poi stavo con Anna Magnani, stavamo, sai, la differenza tra il Mamma Roma e la grande bellezza. Ho attraversato praticamente la decadenza, il cinismo e anche la meraviglia di questa città, perché è stato un cammino oltre che nello spazio anche nel tempo, nella storia, a partire dagli antichi romani fino alla grande bellezza, alla nostra povera grande bellezza. Confronti veramente la Roma di ieri con la Roma di oggi e trovi una storia sedimentata, fatta appunto di grandezza, anche di violenza, perché poi la storia della Villa dei Quintini è una storia anche di violenza, perché vengono uccisi e da comodo per essere appunto poi occupata da lui, l'imperatore, il diritto anche di vita e di morte su tutto e anche su una villa così bella. E la musica spesso racconta questo, racconta l'amore, racconta le grandi gesta, racconta anche il dolore. Se dovesse immaginare uno spettacolo, un testo raccontato e recitato dentro questo parco, che cosa le verrebbe in mente? Ci sono due possibilità, o uno spettacolo itinerante o uno spettacolo costruito sotto una volta di alberi. La maestà degli alberi mi affascina, quindi farei una cosa del genere, insomma, una cosa molto intima. Io faccio il repertorio buffo, quindi mi viene in mente il Don Pasquale di Donizetti, c'è un duetto molto carino che è il duetto fra Don Pasquale e Malatesta, dove a un certo punto loro dicono nel boschetto quatti quatti ci appostiamo, un duetto bellissimo che poi finisce con uno scioglilingua incredibile. Rosario Tronnolone, come si racconta in voce e suono un cammino che ha una potenza visiva enorme? Ma la prerogativa della voce, quanto racconta, è proprio quella di essere uno specchio riflettente delle emozioni che si provano. Quindi nel momento in cui si fa un'esperienza, questa inevitabilmente viene riflessa dalla voce che racconta. Quindi in realtà io credo che sia veramente possibile e molto potente come mezzo per creare delle immagini.